È stata sotto un certo punto di vista una bella notte per quanto riguarda il turismo, lo svago, la notte bianca, però dobbiamo anche segnalare che eh, purtroppo tante persone eh, si sballano in pratica, quindi ci sono stati veramente addirittura tre codici rossi durante questa notte, tra notte e tra sabato e domenica, e, e quindi oltre a, diciamo, alla normale attività del pronto soccorso, che insomma c'è sempre qualcuno che sta male, che ha problemi di salute. E si è aggiunto questo eh, numero di persone che non sono capaci di autocontrollarsi alcuni sono andati a finire addirittura in coma etilico il fatto purtroppo più grave che non è detto e da considerarsi staccato rispetto alle altre situazioni perché non sappiamo i motivi de, dell'incidente è appunto la caduta disastrosa di un giovane sui 25 anni che era in bicicletta al momento non sappiamo se era una bicicletta elettrica o una bicicletta normale ed è caduto praticamente sulla ciclabile di padre Emilio Venturini, Emilio Venturini e nella caduta ha riportato dei trammi veramente molto gravi che hanno costretto appunto o dopo la stabilizzazione da parte dell'ospedale, del personale sanitario eh, del pronto soccorso di Chioggia a trasportarlo eh, al, con l'elixir questa mattina alle 7 c'è stato il volo, e, che l'ha portato all'ospedale eh, di Mestre. Ringraziamo sempre gli operatori del eh, Pronto Soccorso di Chioggia, eh, infermieri e medici, che eh, in condizioni a volte non facilissime riescono eh, comunque a eh, gestire tutte queste emergenze con grande professionalità. Cioè, Dovremmo cercare di ricordarlo tutti. È da ricordare anche che è importante fare un'opera di sensibilizzazione perché è giusto divertirsi, ci mancherebbe altro. Per fortuna. Però ehm, andare a cedere poi purtroppo porta, potrebbe portare a conseguenze molto gravi. Tra l'altro, impegnando il punto soccorso, dove magari ci sono persone che stanno male di suo e, e, e tolgono spazio all'attenzione. All Osteria veneta per gustare dell'ottima carne in un ambiente rilassante. Nuova gestione in via Brondolo 21. Prenota chiamando il 349 875 7579. Dunque, oggi 30 luglio, domenica, c'è la festa del mare, una ricorrenza molto importante, tra l'altro particolarmente sentita soprattutto dai pescatori, anche se via via per tutta una serie di motivi è andata un po' diciamo, assottigliandosi come diciamo, tradizione perché prima parteciparono tutti i pescherecci invece da qualche anno eh, ce ne sono solo sono un paio che sono autorizzati, uno o due e questa mattina si inizia alle 9.30 con la messa del pescatore che verrà ufficiata nella Basilica Minore di San Giacomo eh, dal Vescovo Monsignore eh, Pierpaolo Dianin e, Danin, scusate, Danin, e, e poi ci sarà una commemorazione per quanto riguarda la, una targa che viene posta alle ore 11 al, al mercato ittico di grosso una targa commemorativa scusate subito dopo la messa ci sarà la premiazione dei pescatori ufficiali e poi appunto il, il, la, la, la manifestazione quella della festa del mare che appunto un peschereccio con autorità e rappresentanze istituzionali andranno a porre la eh, diciamo la Corona dei Fiori sulla Madonnina che c'è all'inizio del bacino di Vigo e poi eh, eh, diciamo, eh, una in mare eh, tra le due dighe. E purtroppo, eh, almeno da quello che ci è stato riferito, ma crediamo proprio di non sbagliare, e sarà una festa del mare molto particolare in quanto non ci sarà la presenza ufficiale delle associazioni di Assoarma. E sicuramente non parteciperanno in Marina d'Italia, non parteciperanno i Carabinieri, non parteciperanno anche altre associazioni, e vedremo questa mattina chi parteciperà e chi non parteciperà. Abbiamo sentito un po' di campane e, e, e non vogliamo approfondire perché insomma al momento non ci sembra il caso però sembra eh, diciamo, che diciamo che la, 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 la che ci sia stato veramente uno sgarbo istituzionale, cioè, in sintesi, il rappresentante di Asu Ricordiamo che Asso Arma è l'associazione che riunisce tutte quante le eh, associazioni d'arma, quindi Marina Italia, Carabinieri, eh, eh, Militari, insomma, un po' con tutti quanti e praticamente in qualche modo sarebbero stati non eh, diciamo autorizzati a eh, partecipare diciamo alla festa del mare eh, col, col, col famoso peschereccio ufficiale ecco, ricordiamo che eh, diciamo, quando c'è questa, questa festa in tanti vorrebbero partecipare sul peschereccio ma onestamente se è così come ci è stato un po' riferito è veramente una cosa eh, ci sembra uno sgarbo istituzionale sembra che non sia il primo ce ne sono stati degli altri che eventualmente ne approfondiremo in seguito, eh, non sembra che ci sia una responsabilità diretta del sindaco, ma eh, sia chi ha organizzato tutto questo che eh, o volutamente o diciamo non volutamente, comunque non ha invitato le, eh, le, le, in modo specifico ufficiale, c'è un protocollo, c'è un protocollo, non da protocollo non sono state invitate, quindi queste, per queste associazioni non parteciperanno in maniera ufficiale. Ce ne dispiace, eh, speriamo che questo equivoco possa essere superato per le prossime volte. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica ai festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni, telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito veniswaterlink.com. Purtroppo dobbiamo segnalare un secondo incidente aereo in meno di due settimane che coinvolge un aereo da turismo. Ieri sabato 29 luglio, poco dopo le 12, ad Asiago nel Vicentino, un ultraleggero Tecnam 2002 è caduto. Fortunatamente però il pilota e il passeggero, entrambi tesini, sono sopravvissuti all'incidente. Entrambi sono stati feriti e ricoverati eh, in ospedale, un Asiago e l'altro a Vicenza. Mentre eh, non è stato così fortunato per quanto riguarda il secondo incidente aereo che è avvenuto eh, circa due settimane fa, il 17 luglio a Ferrara di Montebaldo, dove un aereo da turismo Cessna FR-182 è precipitato con, purtroppo con il decesso del pilota, che questa volta era un cittadino tedesco. Le autorità hanno posto l'aereo coinvolto nell'incidente di ieri sotto sequestro e i tecnici dell'aviazione civile indagheranno sulle cause dell'accaduto. Questi tristi incidenti mettono in evidenza l'importanza della sicurezza nell'aviazione. E la necessità di monitorare attentamente e investigare su eventuali anomalie nelle apparecchiature prima del decollo. Le autorità e gli esperti lavoreranno per capire le cause di entrambi gli incidenti al fine di prevenire futuri tragici eventi simili. Comunque cercando di essere molto sintetici, eh, questa mattina abbiamo pubblicato le foto di un incidente di una persona che ha, mi sembra gambarare di mira era caduto in moto e nella fretta, anche per un'incomprensione all'interno del nostro team, eh, invece di oscurare eh, in maniera diciamo, importante il, 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 il poveretto che ha avuto l'incidente eh, non è stato fatto il lavoro che volevamo fare. E quando personalmente me ne sono accorto, ho chiesto eh, che venga modificata e l'abbiamo sistemata. Poi mi sono accorto di una sfizza di commenti, volevo precisare mh, alcuni passaggi. Ho premesso che eh, a mio avviso, ho visto che qualcuno ci ha dato ragione, nel senso che è una comunicazione, ecco, mh, detto questo, che in effetti la persona eh, nell'incidente non era assolutamente riconoscibile, perché aveva il casco in pratica, però detto questo avete ragione a essere turbati e noi cerchiamo sempre di nel limite del possibile, di, eh, diciamo di dare meno disagio possibile alle persone. Mm, siccome ho visto molti vergognati, 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 vorrei vedere poi loro nella vita come si comportano, comunque a parte, diciamo che eh, possiamo capire diciamo, così, la, 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 così, il, il sentimento di, di, di fastidio anche diciamo, di disagio che possono aver causato quelle foto vorrei precisare che comunque su Pioggia Azzurra non è vero che non abbiamo rispetto delle persone sopra e soprattutto del lutto dei familiari quando succedono incidenti per esempio il caso anche di ieri che ci siamo ben guardati da mettere il nome prima eh, diciamo a, a poche distanze della morte come facciamo in altre occasioni quando ci sono incidenti mortali come per esempio non pubblichiamo di, eh, dei, dei suicidi per esempio e come per esempio siamo gli unici a farlo a non mettere mai le vincite a gioco che sono purtroppo delle vere e proprie angherie verso la popolazione meno ambiente che vedendo che qualcuno ha vinto qualcosa da qualche parte corre a spendere i soldi e va a rovinare ancora di più la sua, eh, diciamo, dovrebbe essere vietate per legge e comunque chi fa comunicazione per un principio etico dovrebbe non pubblicare quel tipo di notizie. Ecco, potrei parlare ore per cui siamo diversi dagli altri e abbiamo attenzione diciamo, al sentimento delle persone, ecco, ho voluto eh, ribadirlo. E quindi, comunque ringrazio, no, non è per piageria, chi è, è stato così sensibile da eh, immediatamente criticare questo aspetto. Vorrei precisare che abbiamo modificato le foto non per i commenti, io me ne sono accorto dopo. Ma perché quando ho visto le foto mi sono anche un po' infastidito eh, perché insomma pensavo che venissero fatte in un'altra maniera. Con questo, colpa mia. E chiedo scusa veramente a tutti quanti quelli che, a cui abbiamo urtato la sensibilità.